Abbiamo appena ascoltato la conferenza di Antonio Conte, quindi Antonio Conte, la 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 la, Antonio Conte, la 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 la, Antonio Conte, la 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 la. Siamo carichi, mi sembra. Eh sì, siamo venuti fino qua apposta e quindi questo speriamo bene domani, speriamo bene. Siamo saliti a Milano, eccoci qua, siamo già in prima, mamma mia, e poi a Casarci è stato appunto Antonio Conte in conferenza. Conferenza pre-Inter-Juventus, solito monologo se vogliamo. Dobbiamo migliorare gli step, lavorare, step. Stiamo andando a 200. Mette, se mi posso permettere, un po' le mani avanti. Loro sono la squadra costruita da anni, che hanno 25 giocatori affermati. Sì, no, lui non vuole alibi, l'ha detto. Però lui non vuole alibi. Sempre così dice, lui non vuole alibi e basta. E va bene. Ci soffermiamo sull'accusa, tra l'altro, perché poi ha proprio affrontato Agnelli quando gli pongono la domanda, no, ma ci sono gli juventini che hanno firmato petizioni, vogliono toglierti la stella, e lui dice, ma... E poi Agnelli che è intervenuto, no, Agnelli non doveva proprio intervenire, lì si è anche imbufalito, Agnelli non doveva... nemmeno intervenire. Sbagliano i tifosi, se posso dire la mia, sì. Adesso, scusa, sbagliano, perché... Quando uno decide di allenare una squadra nel campo professionistico, può cambiare tutte le squadre, perché se uno è professionista, è professionista. E poi Antonio Conte l'ha sempre detto, in qualsiasi squadra andrò, io allenerò. Mentre altri allenatori, senza fare nomi, tipo Sarri, tipo Capello, o tipo Capello, io non vado alla Juve, io non vado alla Juve, e poi sono andato alla Juve. Allora lì devi togliere la stella se ce l'hanno, ma non a Conte, perché Conte è un professionista. E i professionisti, i professionisti si devono comportare da professionisti. Questi juventini. Da un lato c'ha ragione, però dall'altro lato il tifoso juventino o il tifoso interista che vede uno andare all'altra squadra. Una leggenda, cioè. E per questo gli juventini ci restano male, ci dovranno male. Soffrire, specialmente se l'Inter vince lo scudetto. Dovranno soffrire, sì. Poi con Antonio Conte, ex juventino, sì, ma la stella non la devono togliere. Perché no, ci dicono sempre che è un lavoro, quando uno è professionista, è professionista. Neschi, tu come la vedi? Grazie. Sei d'accordo più con Antonio o con Giampiero? Come la vedi tu? Io qui la vedo un po' più come il Ciapo, nel senso che poi alla fine un professionista che ha sempre predicato, è sempre stato coerente nella sua visione, poi alla fine ci può anche stare, però non quando hai dato tutto per una maglia, per un club, allora scusa, qualcosa rimane. Allora scusa, sì. La Juventus perde con Real Madrid, che un rigore non dato, poi chiamano ad allenare a Real Madrid, non va a Real Madrid perché i juventini gli tolgono la stella, all'Inter non ci va perché gli tolgono la stella, al Milan non ci va perché gli tolgono la stella, allora è inutile che fa l'allenatore, deve cambiare mestiere. O no? Scusa, è quello uguale all'Inter, che tu è una rivale. Real Madrid ancora stanno digerendo la sconfitta. Stai un po' sporando. Stai andando fuori. Chi è un juventino ancora da andare? Antonio Conte. Comunque siamo questi juventini. Li vedo molto tristi. Anche perché loro dicono: no, ma vincerete grazie a me. E non voi venete a fare la sfilata in zeppa a noi, no, se vinceremo qualcosa. Queste. Così la sentiranno anche loro questa vittoria. Ecco, lo sapevo io, non dovevo spostarmi perché qui a Milano veramente c'è proprio aria di festa, c'è proprio quella voglia. Qui diciamo che un po' te lo senti già quasi in tasca questo scudetto. No, non esageriamo. Non mi far dire cose che non ho mai diciamo pensato. Che grazie. Dico che se mai succederà, loro avranno il diritto di venire a fare la sfilata per noi, perché loro Marotta. Lo sentono, lo sentono loro, e anche grazie Marotta. A lui vinceremo anche Marotta, anche grazie a Marotta. E porteremo Marotta e verranno tutti gli juventini che vorranno aderire all'iniziativa. Però la Juve è più forte, quindi soffermiamoci, finiamo su, se mai succederà, andiamo, ultimiamo con le parole di Conte e poi magari pronostichiamo qualcosa se vogliamo. Come ti è parso? Ti è parso tranquillo, sereno e ha la squadra in mano? È sempre incazzato nero, è un po' teso, è sempre teso, sempre quella sconfitta di Barcellona ancora non l'ha digerita, non l'ha digerita, ha detto io non piace perdere, nonostante la prestazione positiva a me non piace perdere, no. Anche le energie sono state
la partita esaurita, potrebbe essere condizionata dalle un po' sì, perché con le Leverkusen ne sono andate a passeggiare loro. Ma stiamo già creando alibi, però? No, senza ce la giochiamo e basta, dai. Ce la giochiamo ad armi pari. C'eravamo l'anno scorso, ci siamo anche quest'anno. Speriamo bene che non ganni. No, l'anno scorso meritavamo di vincere. Come aprile dell'anno scorso. Meritavamo di vincere. Arbitraggio, mi raccomando, giusto. Basta che non giochiamo in 15 contro 11. Arbitraggio alla parca. Se non iniziamo a giocare 12 contro 11. Credi ancora a questa sordità, a questo sordità. Non credo nei fatti. Se proprio in quei tifosi sudditanze, come sudditanze? Sudditanze di cosa, scusa? L'anno scorso quello del Milan l'ha cacciato fuori, chi era? Vesino e poi Pjanic, no, un metro di distanza. Doveva togliere anche a lui e la partita si giocava 10-10, invece no, non ha condizionato tutta la partita, senza ritornare ai vecchi discorsi, era solo per fare una parentesi, per fare, deve essere una bella partita, una bella partita con arbitraggio giusto. Non essere cavilloso, godiamoci le parole di Conte, l'abbiamo ascoltato, siamo noi fiduciosi, sì, questo possiamo dirlo, c'è possibilità. Affrontiamo una grande squadra. Affrontiamo una grande squadra, sarà una bella partita. Speriamo bene. Ebbene, magari domani ci lanciamo un'altra video quando entriamo più nel clou e poi ovviamente nel post gara c'è il Ciapo e qui Giorca F Giorca F 16 ecco quindi sei. Qualcuno ricorderà Giorca viaggio da stamattina, fatelo dire dal Ciapo qua sveglia 4:30 partenza alle 5 e siamo arrivati alle 17:15 più che altro mangiato alle 4:30 e siamo venuti con l'aereo una cosa incredibile. Ma comunque la risposta a Antonio Conte, Antonio Conte, per eventuali sfilate contattateci. Ciao, forza Inter, sempre amala.